Tra pochi giorni si conclude il secondo mandato a sindaco di Lecco di Virginio Brivio. 10 anni che fanno della sua consigliatura la più longeva dal dopoguerra a oggi. Ebbene, che cosa lascia in comune sindaco e che cosa si porta via dopo questi anni? Un clima più sereno sotto più punti di vista, innanzitutto dal punto di vista finanziario, un comune con un basso indebitamento che ha fatto ripartire investimenti importanti, che ha una spesa sotto controllo e soprattutto dove tante opere sono state avviate, tante concluse, tanto patrimonio pubblico è stato o ristrutturato o in fase di ristrutturazione e ciò che non serviva l'abbiamo lasciato e abbandonato. Qual è il suo messaggio per il futuro primo cittadino? La prima cosa, mi permetto prima che per il futuro sindaco, per tutti i cittadini di andare a votare, perché partecipare a concorrere alla elezione del Consiglio Comunale del Sindaco non è solo un dovere ma è anche un diritto che non sempre tutti possono esercitare a livello mondiale, quindi teniamo caro questa possibilità. Futuro sindaco, direi di non avere un'ansia di voler a tutti i costi cambiare, innovare, a prescindere da quello che è un dato di conoscenza dello stato reale delle procedure, delle pratiche, perché tante cose sono in rampa di lancio, soprattutto con le tante misure post-Covid nazionali e regionali c'è un portafoglio che si è ulteriormente arricchito e soprattutto di continuare in un ascolto con la sussidiarietà che questa città esprime in tutti i settori del sociale, della cultura, dello sport, dell'ambiente, perché questa è una risorsa aggiuntiva a quelle comunali ed è una risorsa strepitosa. Infine, ripensando al suo mandato, al primo giorno che è entrato in questo municipio in veste da sindaco, è un bilancio positivo o negativo? Non sta a me dirlo, per me è sicuramente positivo, abbandono senza nessun rimpianto, se non quello magari di non essere stato all'altezza della sfida, di non essere riuscito ad interpretare, ad ascoltare tutti i cittadini, le imprese che magari volevano di più o meglio da questo punto di vista, ma lascio veramente con tanta serenità, consapevole di aver fatto quello che era appunto nelle mie possibilità. Magari avrei evitato di portare via qualche chilo in più, ma questo mi tocca e vedrò nei prossimi mesi di porre rimedio.